un documento sull'innovazione e sull'industria 4.0 non servano a niente se poi l'imprenditore che deve far partire l'azienda non dimostra di avere le risorse finanziarie. E siccome questo è un già visto nelle vertenze che ho seguito in Umbria, io credo che da parte del governo un punto di attenzione su questo aspetto ci debba essere, perché altrimenti rischiamo che vicende si trascinino per anni, costando alla collettività in termini di incertezza dei lavoratori, in termini di contributo che lo Stato deve versare e senza produrre nessuna ricchezza. Grazie. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2472 dei deputati Marcone ed altri concernente iniziative volte alla soluzione della questione del passaggio delle grandi navi a Venezia. Chiedo al deputato Marcone se intende illustrare la sua interpellanza. Sì, grazie Prego. Presidente. Ma si tratta di una questione ormai annosa perché la questione del passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia è ormai un problema che ci portiamo avanti almeno dal 2012, quando con la misura, il decreto cosiddetto Clini-Passera, era stato previsto il divieto di passaggio delle grandi navi oltre le 40.000 tonnellate di stazza, con una disposizione transitoria che lasciava in realtà tutto come prima, perché si diceva in attesa di trovare misure alternative. Queste misure, diciamo alternative, queste soluzioni alternative non sono state trovate. Ci sono passati ormai 4 anni, le grandi navi continuano a passare per il canale della Giudecca, continuano a passare per la laguna, provocando una serie di conseguenze molto serie, molto gravi per la laguna. C'è un problema di manomissione dell'ecosistema lagunare, in particolare dei canali per i quali passano queste grandi navi. C'è un problema di emissioni acustiche, di emissioni di carattere legati all'inquinamento atmosferico. C'è un problema, come si può dire, anche di violazione di un paesaggio come quello della città di Venezia che andrebbe preservato. Ricordo che lo scorso 13 luglio l'UNESCO ha minacciato di togliere Venezia dai siti del patrimonio dell'umanità, qualora diciamo, non ci sia entro il 1 febbraio del 2017 un intervento deciso per salvaguardare il patrimonio artistico e paesaggistico di Venezia, per preservare l'ecosistema lagunare e per risolvere il problema, viene citato dalla risoluzione UNESCO, il problema delle grandi navi. Ricordo che dopo il decreto Clini-Passera ci fu un altro provvedimento nel 2013 del governo Letta, che riduceva a 96.000 tonnellate di stazza, diciamo, la misura limite per le grandi navi, le navi da crociera che passano per la laguna, con una riduzione anche in percentuale del loro passaggio, del numero, del loro, rispetto al numero, diciamo, che possibilmente ogni anno dovrebbe essere, diciamo, rispettato. Continuiamo come prima, nel senso che attualmente le vie alternative non sono state individuate, una serie di, come si dice, procedimenti avviati presso la Commissione VIA, il Ministero dell'Ambiente, hanno dato esito negativo su alcune di queste soluzioni, ce ne sono diverse, ricordo il canale della Contorta, il canale Vittorio Emanuele. La possibilità di avere un avamposto galleggiante alle bocche del Lido, un'altra soluzione, è stata individuata sempre alle bocche del Lido, poi il canale dei petroli con lo stazionamento al porto di Marghera. Ci sono diverse soluzioni, noi non vogliamo prendere posizione a favore di una anziché dell'altra, riteniamo che vadano salvaguardati alcuni principi, il primo principio appunto no alla manomissione dell'ecosistema lagunare, quindi no allo scavo di ulteriori canali o di, come so dire, approfondimento e di, so dire, ulteriore scavo di canali già esistenti, perché questo provocherebbe, come so dire, una grave conseguenza su tutto il patrimonio ambientale e della laguna no, di Venezia. Diciamo no a misure che non salvaguardino le emissioni, quindi non salvaguardino i limiti diciamo, imposti per legge. E no, diciamo, a tutte le misure che non salvaguardino, diciamo, il rispetto del patrimonio del paesaggio di questa città. Ci sono delle illustrazioni, delle foto fatte da fotografi famosi come Berengo Gardin che ci mostrano quale scempio, diciamo,
le grandi navi abbiano comportato rispetto appunto al paesaggio, diciamo, e alla tutela del patrimonio di questa città. Ricordo che il governo ha anche le idee un po' confuse, perché insomma, il ministro dei beni culturali Franceschini aveva detto che a questo punto era meglio spostare le navi al porto di Trieste. Baretta, sottosegretario, quindi un po' una cosa anomala, diciamo, di un ministro che viene smentito da un sottosegretario, Baretta che è veneziano ma che è ministro al MEF, sottosegretario, scusate, al MEF, ha detto ma anche i ministri si sbagliano. Renzi parla un giorno sì, un giorno no, delle Olimpiadi, ha parlato di Expo in questi mesi, ma non sentiamo mai pronunciare alcuna parola su Venezia, che è appunto un patrimonio inestimabile, non del nostro paese, ma dell'intera umanità. Nessuna parola per salvaguardare una città fragilissima, perché ricordo che negli ultimi anni siamo passati da pochi milioni di turisti a decine di milioni di turisti che ogni anno conoscono e apprezzano questa città. Quindi c'è un problema di gestione del flusso turistico, c'è un problema della gestione di navi che, ripeto, sono sempre molto più numerose, abbiamo degli aumenti esponenziali, abbiamo avuto circa l'80% di aumento del traffico crocieristico a Venezia nell'arco di 10 anni, ormai siamo a quasi 600 grandi navi, 1,5 milioni di passeggeri. Ovviamente tutto questo ha un impatto molto forte dal punto di vista ambientale, ha sicuramente un vantaggio dal punto di vista economico, ma noi riteniamo sempre che il vantaggio economico vada commisurato alla salvaguardia del patrimonio ambientale, e proprio per salvaguardare anche l'impatto economico bisognerebbe trovare delle soluzioni alternative. Quindi noi con la nostra interpellanza chiediamo al governo che cosa intenda fare, quali siano le soluzioni che intenda diciamo, percorrere, quali siano i tempi, diciamo, con le quali queste soluzioni vanno, diciamo, esperite, vanno trovate. Cioè, riteniamo appunto gravissimo che ormai in 4 anni dal decreto Clini Passera non sia stata trovata nessuna soluzione, che tutto continui ad andare come prima. E noi proponiamo al governo, chiediamo al governo se non ritenga utile a questo punto, finché non si trovino, diciamo, delle misure e delle vie alternative, non si torni, diciamo, all'ispirazione del decreto Clini Passera, però, diciamo, con una piccola modifica, che è una importante modifica, cioè vietare a tutte le navi oltre le 40.000 tonnellate di stazza di passare per il canale della Giudecca e della Giudecca, per il bacino San Marco e per la laguna in senso, diciamo, in senso più ampio. E chiediamo un'altra cosa, il numero chiuso, cioè pensiamo che sia ora, come so dire, di determinare da questo punto di vista. Ricordo che già un ministro dell'ambiente del precedente governo Letta, Orlando, aveva parlato di numero chiuso, quindi non è una proposta che viene semplicemente dai comitati contro le grandi navi o dall'opposizione, ma un ministro del precedente governo, che è anche ministro di questo governo ma ha un'altra responsabilità, aveva parlato di numero chiuso. Diversi ministri, Orlando, lo stesso Franceschini, hanno detto basta, non bisogna più permettere il passaggio delle navi appunto per il canale della Giudecca, per la laguna. Quindi noi crediamo che a questi impegni, che sono impegni verbali, sono dichiarazioni più che impegni verbali, debbano seguire degli impegni concreti. Quindi noi chiediamo al governo, finché non si trova una soluzione alternativa per il passaggio delle navi nella laguna di Venezia, chiediamo che ci sia divieto, come diceva il decreto Clini Passera, sopra le 40.000 tonnellate e che ci sia il numero chiuso. Ricordo che anche per questo motivo il prossimo 25 settembre, domenica, alle 3:30 alle Zattere ci sarà una manifestazione dei comitati, delle associazioni, dei movimenti ambientalisti per dire no alle grandi navi e per chiedere al governo di intervenire subito. Grazie. Il sottosegretario di Stato Giacomelli ha facoltà di rispondere. Con riferimento alle questioni poste relative al transito delle grandi navi nei canali di San Marco e Giudecca di Venezia, sulla base degli elementi acquisiti per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue. Come noto, il decreto interministeriale 2 marzo 2012, cosiddetto decreto Rotte, l'articolo 2,1 prevede, per motivi di protezione dell'ambiente marino, ulteriori misure di protezione per zone particolarmente vulnerabili, tra cui canali di San Marco e della Giudecca nella laguna di Venezia, battuti dalle navi facenti ingresso o uscenti dalle bocche di Lido, con divieto di transito per quelle unità superiori alle 40.000 tonnellate stazza lorda.
Lo stesso decreto, l'articolo 3, prevede disposizioni transitorie subordinanti l'applicazione del divieto di cui è richiamato l'articolo 2 alla disponibilità di vie di navigazione alternative a quelle vietate, come individuate con specifica ordinanza 153 del 2013 dalla Capitaneria di Porto di Venezia. Per la verità, la predetta ordinanza è stata oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo. Ciononostante, l'allora misura temporanea di mitigazione del rischio della soglia limite delle 96.000 tonnellate, secondo quanto appreso dalla Capitaneria di Porto di Venezia, di fatto è stata autonomamente mantenuta fino ad oggi dagli agenti raccomandatari marittimi nel programma degli scali crocieristici presentati a seguito degli impegni assunti dall'autorità portuale nelle diverse riunioni interministeriali. Inoltre, a seguito dell'operatività del nuovo terminal di Fusina raggiungibile dalle opposte bocche di Malamocco, con percorso in direzione Marghera, zona industriale, tutte le navi traghetto non percorrono più i canali San